Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Pone un punto importante. Dire che è una truffa no, perché i dati sono chiari e perché la situazione economica è strettamente connessa all'andamento della guerra. Ecco, però Paolo Mieli dice, scusa Michele Santoro, perché vengono date le armi, c'è poco da fare, 100 miliardi di armi. Sì, ma in questa situazione non si può non continuare ad aiutare da un punto di vista militare un paese come l'Ucraina. Allora, no? Io personalmente e quello che non probabilmente sono d'accordo avrebbe dato... ad aiutare l'Ucraina con le armi, giorno, però. Però non voglio parlare di questo, vorrei semplicemente che coloro che dicono che bisogna continuare a dare armi, insomma, ammettessero che l'escalation è anche il risultato di queste armi che noi diamo, che non è soltanto il risultato della cattiveria dei russi, che più armi diamo, più la guerra si inasprisce. E che i pericoli che questa, in cui stiamo incorrendo, che sono esattamente quelli che... che noi dicevamo all'inizio, sì, però era anche insomma, inevitabile noi che questi pazzi, sì, no? Ma che questo conflitto diventasse una guerra dell'Occidente contro l'impero russo, ma si sta trasformando era in questo. Adesso che lo dica sì, ma Putin, non poteva non... non vuol dire che non sia vero, è assolutamente vero. Questa è una guerra già della NATO, è già una guerra degli Stati Uniti contro l'Ucraina. Noi siamo coinvolti in un conflitto in una maniera globale. Però io quello che vorrei porre a Paolo, che so che tanto è inutile parlare di queste cose tra persone che la pensano così diversamente, però è utile capire sempre quale sia la risposta alla domanda dove vogliamo arrivare. Alla pace. Qual è il risultato? Alla pace. Ma alla pace. Solo che noi... alla pace ci arriviamo come? Attraverso no, anche che... una crisi nucleare? No, non lo so. No, però... ci sono le persone come me che, ti assicuro, in buona fede, altrettanto di quanto lo sei tu, pensano che smettere di dare le armi all'Ucraina non ci avvicina ma ci allontana. Un attimo questa divisione, e non si può accantonare. No, perché... accantoniamo questa divisione e parliamo del fatto che comunque una terza posizione, no, una posizione mia, europea, posizione. Una posizione europea è la mia. È necessaria. Ci vuole la pace. Guarda, lo dico prima lasciamo io di te. Lasciamo perdere il discorso armi sì, armi no. Allora, ci vuole è la... necessaria un'iniziativa dell'Europa diplomatica forte. Non si vede perché... Ma è perché, non, perché manca di interlocuzione, non che non io... si vede perché... come manca di... Io penso che bisogna aspettare la fine delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. L'elemento che deve essere Zelensky a decidere e quando come fai? Si fa... No, no, ma che Zelensky? Guarda che sono state provate. Macron, allora, togliamo di mezzo gli italiani. Draghi. Ma Macron, cosa farebbe Zelensky senza 200 miliardi di armi? Cosa farebbe Zelensky? Ma lasciamolo perdere, hai detto, togliamo le armi. E perderebbe la guerra, sarebbe già stato invaso da e quello non è stato già... E i russi perso. Cosa farebbero dopo aver invaso? Sarebbe stato ulteriormente. Beh, insomma, controllerebbero diciamo... un popolo così, così battagliero, così fiero della sua identità? Beh, lo controllerebbero senza entrare in una guerra, beh, sì, in una guerriglia guerreggiata, per loro sarebbe un disastro. In questo momento è meglio non scoprirlo, è meglio non sapere che cosa farebbe Putin. E siccome non lo vogliamo scoprire, andiamo a rischiare una guerra nucleare. No, perché è forte il rischio che l'Ucraina non sia abbastanza. Noi vogliamo la pace. Sì, noi vogliamo la pace, ma la vogliamo realizzare anche attraverso la distruzione nucleare del mondo. Ma che c'entra? Perché noi stiamo buttando del mondo? Ma chi siamo noi? Noi Europa, scusa, non noi. Noi europei. Noi europei, non noi. E l'Ucraina fa parte dell'Europa? Ma noi adesso stiamo parlando dell'atteggiamento dell'Europa nei confronti dell'Ucraina. E abbiamo deciso, noi europei, di continuare a dare le armi. E adesso, tanto non ne vogliamo parlare, però in autunno... Anche perché siamo in chiusura. In autunno... Purtroppo per voi l'opinione pubblica europea è contraria a dare le armi, è contraria in maggioranza. All'inizio, allora, al 70, questo per voi, 80%. Per noi, per... Allora, però noi eroicamente, però noi europei gli diamo lo stesso. In questa logica io credo che sia importante che crescano i movimenti pacifisti, perché i movimenti pacifisti poi avranno un ruolo sullo scacchiere internazionale sempre più presente quanto più e cresceranno. Sabato ci sarà questo è sicuramente tu andrai una cosa. Ovviamente alla manifestazione, ci sarà una grande
grande manifestazione. Ci saremo per un po' tutti, la pace, anche quelli che sono favorevoli a mandare le armi. Ci andrà anche il PD, oggi non abbiamo neanche parlato poi dell'opposizione. Però credo che la piazza sarà in linea generale un po' più contraria all'invio di armi. Okay. Comunque vedremo. Beh sì, immagino che essendo una piazza per la pace sarà contraria all'invio di armi e comunque è bene che si manifesti per la pace anche in questo caso, anche perché prima o poi, più prima che poi sarebbe meglio, bisognerà trovare una soluzione, una via verso il negoziato. Adesso invece troviamo la via verso la visione del punto di Paolo Pagliaro, perché Santoro prima